E allora la notizia ve l'ho detta prima, Chicco Forti torna a casa, torna in Italia dopo 20 anni in un carcere americano. È per lui ovviamente una gioia, una vittoria, torna da una famiglia che non c'è più in parte, insomma le cose è chiaro sono molto cambiate, ma lui è stato condannato all'ergastolo, quindi pensava che non sarebbe mai tornato a casa. È una vittoria per lui e per quelli che l'hanno sostenuto, fra i quali ci siamo anche noi, che ne abbiamo parlato spesso in questi anni, sostenendo la sua causa. Pochi giorni fa il nostro ministro degli esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che il rientro di Chicco Forti è imminente e questo ci fa piacere. In piazza con noi oggi c'è una giornalista del TG2, Manuela Moreno, che conduce il TG2 Post, che ha sempre seguito il caso di Chicco Forti. Insomma, lei è molto informata su questi fatti. Diciamo, anche noi l'abbiamo seguito, sappiamo quali sono stati gli svolgimenti, ma soprattutto qual è stato all'inizio il fatto che ha scatenato questo processo e questa condanna terribile. In più, in collegamento da Trento c'è anche lo zio di Chicco Forti, il signor Gianni Forti, che salutiamo. Eccolo là, buongiorno signor Gianni, ben trovato. Guardi, comincio da lei, che è lo zio, la felicità le si legge in faccia, anche perché lei è fra quelli che si sono battuti con più forza per tentare di riportare Chicco in Italia. E quindi, insomma, se l'aspettava che sarebbe arrivata così a Natale questa notizia? Beh, insomma, io avevo molta fiducia a questo ultimo periodo. Anche perché, insomma, finalmente si è messo anche la faccia delle nostre autorità, chiaramente io adesso devo dirlo anche, da parte di Fraccaro e da parte di Di Maio, che hanno fatto delle promesse e quindi le hanno mantenute giù il cappello, come dico. E pensare che questi ragazzi, lo dico anche per la mia età, no? Ai tempi che sono successe queste cose erano ancora le medie, quindi il fatto che poi abbiamo fatto più di 10 anni di tentativi in Florida per vedere e cercare di riaprire il caso di Chicco Forti e rivedere, insomma, il processo. Poi altri 10 anni abbiamo anche impiegati per far sì che il governo intervenga per quello che noi ritenevamo una incredibile ingiustizia. Adesso questo è successo, è il massimo che potevamo sperare, perché non c'era alternativa, ovviamente. Chicco Forti è stato adesso, credo, stata accolta la richiesta da parte del governo nostro al governatore della Florida, che è, diciamo, trasferito in Italia, e quindi questa non so perché sono un po' emozionato, questa decisione da parte del governatore che ha dato per me l'esito positivo che stavamo sperando mai da 21 anni. E chiaramente adesso stanno ancora da proseguire, diciamo, quello che riguarda la prosecuzione del suo trasferimento, perché non dimentichiamo tutta la procedura tecnica. Se ne è trascritto come detenuto, non è che sia stato rivisto il processo, però questo era quello che potevamo assolutamente ottenere, e questo l'abbiamo ottenuto. Credo che sia il massimo. E quello era quello che si voleva. Ci sono voluti tanti anni, però ci siamo riusciti, ci siamo come Italia, dico, come paese parlo. Ecco, Manuela, come vi dicevo, Manuela Moreno, il TG2 Post, ha sempre seguito questa vicenda. E io mi ricordo che Chicco si trovò coinvolto in questo omicidio in una maniera molto strana, cioè lui era un imprenditore, sì. Non era un avventuriero, era in Florida per l'acquisto di un resort. Lui viveva in Florida in quel periodo, e al centro di questa vicenda c'è l'acquisto di un resort di Ibiza. Infatti la vittima è il figlio del proprietario di questo resort di Ibiza, che fu mandato dal padre in avanscoperta a Miami
E per questo hotel Chico aveva già pagato una somma per fermarlo. In realtà poi si è scoperto che il proprietario non era il proprietario, quindi vendeva quello che lui stesso ha definito un elefante bianco. È una storia intricatissima. Però questo figlio che arriva a Miami viene preso all'aeroporto da Chico Forti e lasciato al parcheggio di un hotel, dove aveva un appuntamento con un uomo. Finisce buio, si riapre la scena e quest'uomo che lui aveva preso all'aeroporto viene trovato morto. Il figlio del presunto proprietario. Esatto. E quindi da lì nasce un intricato giallo che vede personaggi improbabili intorno a Chico Forti, tutti con un alibi, tranne Chico. È chiaro che quello è un omicidio premeditato. Il setup, diciamo, la costruzione della scena dove è stato trovato il cadavere era una scena molto complessa, molto architettata. L'unico che non aveva l'alibi è finito in carcere. Ed è stato condannato all'ergastolo, fra l'altro. Senza condizionale, cioè fino a che campa. Senza possibilità di parola, come in America è previsto. Tra l'altro, anche chi lo ha condannato, anche chi ha pronunciato quella sentenza, ha fatto trasparire dei dubbi. Sentiamo questo filmato. Ho premuto materialmente il grilletto, ma ho la sensazione, al di là di ogni dubbio, che lei sia stato l'istigatore del delitto. I suoi complici non sono stati trovati, ma lo saranno un giorno e seguiranno il suo destino. Portate quest'uomo al penitenziario di Stato. Lo condanno all'ergastolo, senza condizionale. Ecco, è quello che è accaduto. Questo è accaduto, ma sì. Prove vere ce n'erano. L'unica cosa che lo lega alla scena del delitto è un pochissima sabbia che è stata trovata sul gancio esterno della sua auto, ma una sabbia che a Miami è tutta sabbia di riporto, quindi non è per forza di quella zona dove è stata trovata la vittima, no? Quindi un è indizio. L'unico, è un indizio, ma mi sembra piuttosto, un po' poco per condannare un uomo all'ergastolo. Poi lui è stato prima accusato di essere l'autore, poi il mandante, certo. Cioè varie ipotesi che poi si senti, sono... Manuela, parliamo un attimo, perché poi i fatti sono sui giornali, eccetera. Sì. Parliamo del lato umano. Chico, quando all'epoca aveva una moglie e tre figli. Sì. La moglie si è risposata, so. Sì. Si è sposata con un altro uomo, ha fatto anche degli altri figli con quest'altro uomo. I figli di Chico? I figli di Chico, io ho parlato con il figlio maschio, Francesco, la prima volta che è andato a trovarlo in carcere. Prima di andare Chico ha voluto che io ci parlassi al telefono, perché era un incontro molto emotivo, perché era la prima volta che si vedevano, l'ha lasciato neonato, no? E a 16 anni per il suo compleanno ha chiesto alla madre il regalo di poterlo andare a trovare in carcere. E quindi l'ho sentito prima che entrasse e dopo quando è uscito, e poi ho risentito Chico, è stata una cosa molto commovente, ovviamente è stato un impatto. Quindi è un rapporto che non si è interrotto. Neanche con le figlie, ovviamente, però è chiaro che lui mi ha sempre detto di voler uscire da innocente proprio per rispetto ai figli, no? Voleva dimostrare a lui la sua innocenza, l'ha sempre ribadita. Sempre. E adesso, insomma, forse viene dimostrato, perché non è un atto di indulgenza. No, però è un trasferimento. Lui arriva comunque come condannato. In teoria viene a scontare la il resto Italia, della pena in Italia. Però è come dire che la giustizia americana dice: vabbè, noi ve lo mandiamo, fate quello che vi pare. Però oddio, ieri non c'era... vogliamo ammettere di essere ieri sbagliati. Ieri c'era sull'Herald Miami anche delle contestazioni, perché in effetti dei precedenti di persone che sono state trasferite dagli Stati Uniti in Italia e poi sono andate a casa a scontare la pena ci sono, e quindi ovviamente l'accusa ha detto che non era molto d'accordo sulla decisione del governatore De Santis. Però evidentemente come dicevamo, è arrivata l'ora. I dubbi su quest'uomo che da tanti anni si proclama innocente di un delitto veramente indiziario ci sono, e forse rimandare Chico a casa risolve anche la coscienza di chi l'ha mandato in galera. A noi fa piacere, per lui, per lo la sua famiglia, certo. Ne siamo felici. Grazie a Manuela Moreno, grazie di TG2 Post, grazie a Gianni Forti, lo zio di Chico, che è ben felice di poterlo riabbracciare, e noi tutti saremo felici di rivederlo sbarcare in Italia. Grazie.